Allora, eccoci qua con i fratelli Massi, Stefano e Leonardo, che ci dicono un po' su questa nuova Memorial Roberto Massi 2024, che quest'anno è stato fatto con un torneo di calcio anziché con il solito beach volley sul campetto delle Grazie. Questa organizzazione è andata bene e poi magari ci dico come sono andate le partite. Sì, siamo contenti di aver trovato questo nuovo format, perché innanzitutto ci coinvolge tutta la famiglia. Abbiamo una squadra a testa, quindi la squadra mia, Stefano, la squadra di Leonardo, la squadra di Alessandro e la squadra di Francesco, quindi ad alto motivo familiare, insomma, ecco, tutti i familiari sono coinvolti. Non solo noi, chiaramente ognuno di noi ha chiamato i propri amici. Le nostre squadre sono composte da amici, compagni di calcio, e siamo soddisfatti, ecco, di quello che sta venendo fuori. Non sarà un torneo lunghissimo, però l'importante è il divertimento e che si vedano partite equilibrate come la partita che è appena terminata di Leonardo, che tra poco vi racconta. Sì, una partita terminata ai calci di rigore. Ho seguito poco sinceramente la partita, comunque ho visto anche delle belle trame di gioco. Sì, come diceva Stefano, abbiamo sia io sia Alessandro, che ci siamo scontrati questa sera, abbiamo creato una squadra, un gruppo di amici, vecchi compagni di squadra, attuali compagni di squadra, quindi ci siamo soprattutto divertiti. Speriamo, purtroppo il periodo è quello che è, però siamo contenti delle persone che partecipano, che si divertono con noi, ed è stata la partita più equilibrata la nostra. È finita 0-0, poi siamo andati a finire i rigori, insomma, belle trame, ma ripeto, perché sono persone che hanno giocato insieme per tanto tempo, che si divertono insieme, e quindi c'è voglia anche di primeggiare e di portare a casa il risultato, perché no, perché comunque c'è il divertimento, ma dopo divertente anche portare a casa una vittoria, comunque sempre con rispetto e in onore ovviamente di nostro nonno, che è la cosa più importante. E mio padre, comunque, anche se stasera abbiamo portato noi a casa la vittoria, però ha una squadra fortissima, devo dire, annovera Manuel dell'Aquila, Alessandro Mercuri, Massimo Nerpiti, ne di qualcuno, Cristian Cervelli, molti giocatori, Martino Martinelli. Nomi che noi conosciamo oggi nel panorama degli allenatori, è un onore averli qua. È stata anche la nostra una bellissima partita, purtroppo mio padre non ha avuto il portiere all'ultimo per una febbre, però attenzione Leonardo, perché venerdì è tosta, è tosta, è da battagliare, quindi venerdì sicuramente qualcuno può essere più libero. Se non avete da fare, vi aspettiamo al campo Ciarapica.